È uscito il nuovo singolo di Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi, singolo che apre la strada anche al nuovo album che sta per uscire, uscirà il 7 ottobre 2022, che si intitolerà Materia, tra parentesi, pelle. Bene, in questo video cercheremo di capire se si tratta di un capolavoro o di una banalità e vedremo un po' tutto nei dettagli, sia per quanto riguarda la musica che per quanto riguarda il testo. Il brano è stato scritto da Alessandro Lacava, Roberto Casalino e Dario Faini, o Faini, non so, oltre ovviamente allo stesso Marco Mengoni. Segui il video fino alla fine per scoprire il mio verdetto ufficiale. Ciao, sono Marco Gatti e da sempre aiuto gli artisti a migliorare le proprie canzoni e la propria carriera nel mondo discografico. Oggi in particolare prendiamo in esame il brano di Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi. Mi munisco di testo e cominciamo a sviscerarlo. Prima di tuffarci nel dettaglio del testo, volevo prima spendere due parole per quanto riguarda la musica. Si tratta di un brano molto moderno, così come ormai Mengoni ci sta abituando negli ultimi anni. Abbiamo delle sonorità molto elettroniche, sono tutti suoni sintetizzati, campionatori, tutto molto curato ovviamente, si tratta di produzioni di serie A. E l'ambientazione in questo caso è molto nostalgica, ovviamente il titolo Tutti i miei ricordi già è intrinseca questa nostalgia del passato, però viene traspare molto bene anche dal lato musicale. C'è una scelta degli accordi e delle atmosfere molto particolare che riporta un po' a questa nostalgia che rimane costante come live motive per tutto il brano. Detto questo, cominciamo a vedere invece il testo, cosa ci dice, e partiamo. I miei occhi sono l'unica cosa che intravedi e sono sufficienti a dirti tanto. Chissà che cosa credi, cosa pensi, mentre cammino e non mi vieni incontro. Un punto di domanda sulla mia testa e sul mio percorso. Cosa credi, cosa pensi, cosa chiedi? Non rispondi più. Ok, qui c'è tutta una serie di dubbi amletici che attanagliano l'artista. Non c'è ancora, diciamo, il clou che vediamo dopo. Questa è un'introduzione comunque che ci mette davanti un po' alla situazione di un artista che è un po' tormentato, no? Si percepisce questo tormento anche nel videoclip. Magari dopo che avrete visto tutto questo video potete andare a spulciare e andarvi a vedere il videoclip per ascoltare anche il brano. Passiamo poi al bridge, ovvero quella parte di canzone che unisce, diciamo che collega le strofe al ritornello vero e proprio, che dice: forse io ho troppi strappi ancora da coprire, forse io sto per tornare al punto di partenza, se ho messo in pausa la mia vita era soltanto per capirla e non mi importa di star bene. Ok, qui abbiamo ancora tanto tormento e tanti dubbi. Le frasi iniziano con questo forse io ho troppi strappi ancora da coprire, forse io sto per tornare al punto di partenza. È una voglia di ricominciare, c'è qualche strappo, no, che è rimasto del passato che vogliamo andare a cancellare, a coprire per ripartire con un altro piglio, un'altra volontà. Arriviamo al ritornello con una sequenza di accordi anche qui molto nostalgica, molto intensa e forte, che emoziona già dal primo ascolto, devo dire. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Intanto vedete già questa immagine abbastanza forte a proteggere, no? Questi ricordi proteggono contro il vento, no? Quando ci si mette con la schiena, immaginate di coprire il vento per andare a proteggere qualcosa che abbiamo davanti. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata al cielo. Anche questa è una bellissima immagine, immaginate quest'ancora che viene, anziché buttata giù in mare, no, per mantenere la nave salda, ben salda, abbiamo questo gancio, quest'ancora agganciata al cielo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo, ora siamo fuori tempo. Quindi qui abbiamo, diciamo, un rapporto di relazione con l'altra persona, col partner, dove dice: tu c'eri quando correvamo contro il tempo, ovvero quando eravamo giovani riuscivamo a correre contro il tempo, ad andare più forte del tempo delle volte, no? Quando si è giovani si tende ad essere veramente immortali, no? Come si dice. E qui dice: ora siamo fuori tempo, forse è arrivato il momento di darsi una calmata o quantomeno di dire ok, non c'è più tempo. Bene, in questo ritornello c'è un po' tutto, c'è un po' tutto il senso del brano, ovvero anche
e da qui traspare una maturità nuova che l'artista sta raggiungendo, no? Almeno per quanto riguarda la parte testuale. Si vede un Marco Mengoni decisamente più consapevole di quello che ha realizzato e di quello che vuole andare a realizzare nel futuro. Quindi una maturità nuova. E qui ancora che torniamo in strofa lo percepiamo ancora di più. Ho visto cose per quello che sono davvero. Anche qui una persona adulta capisce quello che sto dicendo. Ho visto cose per quello che sono davvero, no? Da giovani tendiamo a credere un po' a tutto, dobbiamo ancora capire come funziona il mondo. Più va avanti l'età, più capisci e vedi cose per quello che sono davvero. E infatti dice: ho scambiato spesso acciaio, argento per oro. E mi chiedo cosa credi, cosa chiedi, cosa pensi, non ci sei più. E qui c'è un abbandono, no? Anche qui fa parte del passato, ci sono cose che purtroppo accadono nella vita e ce le portiamo dietro in questi ricordi. Forse io ho fatto viaggi nelle notti insonni, forse io ho spalle forti, e qui ancora dimostra di avere questa consapevolezza, ancora gli occhi stanchi. Se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla e accontentarmi di star bene. Attenzione perché qui c'è una contrapposizione con il primo bridge, no? Il primo ponte che abbiamo trovato prima, dove diceva invece negli ultimi due versi: se ho messo in pausa la mia vita era soltanto per capirla e non mi importa di star bene. Qui dice esattamente l'opposto, ovvero: se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla e accontentarmi di star bene. Ok, qui viene veramente fuori fortissima la contrapposizione tra la giovane età e la maturità. Ovvero, quando siamo giovani, dice: ho messo in pausa la mia vita era soltanto per capirla e non mi importa di star bene. Abbiamo questo senso di menefreghismo, no? Tipico dei giovani, non mi interessa, voglio giocare col destino, voglio fare cose rischiose, tanto non me ne importa nulla. E qui invece arriviamo a una consapevolezza molto più matura, dove dice: se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla. Quindi ho fatto quelle scelte, ho rischiato, ma alla fin fine era soltanto per capirla, e questa comprensione mi ha portato ad accontentarmi di star bene, no? Quando uno è in età avanzata comincia a dire: l'importante è che c'è la salute, no? Voglio sdrammatizzare con questa battuta, però il senso è molto chiaro: accontentiamoci di star bene, che a un certo punto può essere forse la cosa più importante che abbiamo, no? La salute, come si dice di solito. Poi abbiamo due ritornelli, anzi addirittura tre, in mezzo c'è uno special. Non approfondirei troppo perché i concetti sono poi gli stessi che ho appena elencato, quindi potrei andare un po' verso la conclusione di questa analisi di questo brano, molto intenso, suggestivo. Vi consiglio di ascoltarlo con la giusta intensità, magari anche con i suggerimenti che vi ho dato riguardo la comprensione del testo, e posso dire a questo punto, con molta serenità, che si tratta di un piccolo capolavoro. Bravo Marco Mengoni, hai scelto la canzone giusta, hai scritto la canzone giusta con gli autori giusti, è venuto fuori veramente un piccolo gioiellino, molto moderno e, ripeto, non è un brano che si rivolge anche e soprattutto ai giovani, però può anche rivolgersi a un pubblico un po' più adulto per quanto riguarda la parte del testo. Di fatto anche Marco Mengoni ha un panorama di pubblico di diverse età. Bene, a questo punto vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per non perdervi i prossimi video. Se invece sei un artista e vuoi ricevere le mie analisi sulle tue canzoni, iscriviti al mio canale Patreon, Marco Gatti, oppure scarica la guida gratuita che trovi qui in descrizione. Mi raccomando, ti aspetto!